sindaco, grazie assessore Ciampichetti per il lavoro svolto precedentemente e per il supporto che ha dato al lavoro del comitato in questo anno, e grazie a, al neo assessore Dario Polacco per il lavoro e il supporto che darà per il prossimo futuro, sperando di affrontare un percorso, un cammino prolifico insieme nei prossimi anni. Parlo a nome ovviamente di tutta la squadra del comitato manifestazioni, partendo dal vicepresidente Massimo Petaccia e tutti gli altri collaboratori, Cristo Roberto, e salutiamo anche gli altri, come aveva fatto precedentemente il sindaco, gli altri membri del comitato che oggi per motivi di lavoro non sono qui. In sintesi, veramente questa volta non voglio dilungarmi oltremodo, anche perché fra un po' consegneremo il programma nel suo contesto, perfettamente elaborato da Daniele Fenisci, che ha realizzato una grafica che credo esprima al meglio un po' il profilo e l'obiettivo delle manifestazioni inserite. Voglio riallacciarmi a quello che ha detto il sindaco, che poi di fatto ha sintetizzate un po' la visione e l'obiettivo del programma estivo di questa stagione del 2018, ovvero l'investimento sulle risorse del territorio, sulle proposte del territorio, un investimento importante per cui il lavoro del nostro comitato è quello di aver realizzato una grossa cesellatura tra tutti gli eventi proposti, lavorando soprattutto con l'obiettivo anche non solo sociale, artistico, che è presente all'interno del programma, lavorare anche soprattutto con l'obiettivo di valorizzare il territorio, la città, i siti, proprio nella loro struttura fisica, quindi presentando un programma che si esplica, se vogliamo, in tutte le piazze, in tutte le strade della città. E questo è un obiettivo importante che abbiamo cercato di realizzare, un obiettivo per cui ci è stato consideramente il grosso del lavoro da parte del comitato, quello di poter unire tutti questi eventi anche logistici del programma, perché credo che copriamo, credo veramente, tutte le strade e tutte le piazze più belle, più importanti e non solo della città, tenendo conto che non tutte le piazze e i luoghi deputati agli spettacoli sono adibiti a poter ospitare spettacolo, quindi faremo veramente un grossissimo lavoro, ma valorizzeremo tutto, con le novità anche già citate dal sindaco, che quest'anno ci sarà uno sguardo, un'estensione anche alle spiagge, e infatti praticamente il primo grande evento della nostra stagione partirà domani e dopodomani con questa manifestazione ai Saracini, di cui poi l'organizzazione esplicherà un pochino come il tutto si svolge. Quindi questo è, riteniamo che sia un obiettivo parallelo per realizzare quello che è poi l'obiettivo di cui parlava Leo, cioè investire sul prodotto del nostro territorio. E ci sono all'interno del programma tante iniziative che coprono praticamente, credo quasi 45-50 giorni, adesso non ho fatto il calcolo preciso. Il sindaco ha già citato uno degli eventi più importanti inseriti quest'anno come fatto novità, ma poi una novità non è, perché è stato un evento che già aveva avuto successo nella nostra città alcuni anni fa. E ci saranno gli eventi tradizionali che adesso si ripetono, ormai si ripetono nel tempo, sia quelli enogastronomici, che sappiamo che hanno grandissimo successo da tanti anni, partendo dalla Sagra degli Antichi Sapori, ma c'è anche la nostra collaboratrice Franca Daghelli con la sagra che si farà ad Ortona Centro, quella del pesce, quest'anno si sposta ad Ortona Centro, per non poi dimenticare invece la famosa Sagra della Trebbiatura, che ormai anche questa ha una grandissima tradizione, e ricollochiamo tutte le sagre già del territorio limitrofo che si riproporranno, quindi dall'enogastronomia, quindi gli eventi che ci sono già stati e che hanno avuto tanti successi nel passato, e poi anche eventi di carattere artistico che si riproporranno. Ne cito alcuni, ma ripeto, sono tantissimi, la saga di la rassegna di Non Solo Blues, e poi la tradizionale passeggiata folcloristica, il concerto dell'Alba, ma sono degli appuntamenti storici che si ripetono e che fanno parte della realtà e della forza del nostro territorio. Ci saranno dei passaggi musicali importanti nuovi che valorizzeranno sempre i nostri siti, il Castello e il Piazza del Teatro, perché avremo due appuntamenti importanti dell'estate musicale frentana.
Ripeto, molte cose che servono a valorizzare le realtà artistiche e sociali della nostra città. In particolar modo, veramente poi chiudo, come fatto anche diverso, infatti arrivavo qui, come fatto diverso rispetto a quello che si è svolto nel passato, ci sarà anche una notte bianca, perché molti la chiedevano, molti chiedevano se si facesse o meno, è stata pensata in qualche modo rielaborata diversamente rispetto al passato, innanzitutto come collocazione temporale. Ci siamo spostati da agosto, perché comunque agosto aveva già delle peculiarità importanti all'interno del nostro cartellone, sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista enogastronomico, e quindi come scelta temporale siamo andati a luglio. Ci sarà il 28 luglio, non si chiamerà Notte Bianca, ma si chiamerà Viviamo la Notte, che, se vogliamo in piccolo, rielabora e riassume il progetto di tutta l'estate, cioè all'interno di una sola notte, comunque valorizzare tutte le situazioni del territorio, artistiche in qualche modo importanti, che si svilupperanno all'interno della città, cercando anche di avvicinarsi e quindi andare a intercettare un trend di attenzione che non sia, come poteva essere in passato, una notte bianca diciamo apertamente giovanile, o comunque con iniziative che fossero più tendenti ad un certo tipo di percorso artistico, ma un trend generale che va dai bambini, dalle famiglie, perché all'interno della notte bianca, che però si chiamerà Viviamo la Notte, ci sarà anche una mini notte bianca per bambini e per famiglie, e poi un trend aperto anche culturalmente, quindi come iniziative diciamo un po' più aperte a un certo tipo di attenzione, culturalmente anche a diciamo generazioni non solo giovanili ma medio e altre, con varie iniziative, coprendo assolutamente tutto il territorio, quindi tutta la città, cercando in qualche modo da Via della Libertà fino al Castello di animare tutte le piazze o i siti importanti della città. Ecco, questa poteva essere vista, sicuramente speriamo che sia vista, come una diversità rispetto al passato, e che sia anche il primo appuntamento poi reiterato nel tempo con questa diversità, perché l'obiettivo è questo. E il 16 agosto mi dicono sì, alla fine all'interno di San Rocco, delle feste di San Rocco, è l'unica importante concessione diciamo ad un artista esterno che abbiamo dato, e ci sarà Luisa Corna in concerto in Piazza della Repubblica. Tra l'altro Piazza della Repubblica verrà occupata solo per eventi diciamo un po' più importanti, che siano un po' di massa, quindi attraverso questo concerto poi ci saranno anche due importanti sfilate di moda che ripercorrono anche in questo caso la tradizione dell'organizzazione. Non ho approfittato perché ho visto Fioralba che per un altro anno celebrerà la sua sfilata, che poi è anche un omaggio alla memoria del papà, e quindi ogni anno riproponiamo questo. Ogni tanto mi arrivano delle indicazioni, ci sarei arrivato qui perché ho visto Giovanni Serrano. Tra le tante iniziative ci sarà anche una novità realizzata dall'Associazione Culturale Giovani Ottonesi, che proporranno una sfilata storica. La nostra tradizione, la nostra abitudine, diciamo nella memoria, ci riportava, a parte la sfilata del Tudoro, ci riportava al 6 settembre con la rievocazione dell'arrivo delle ossa di San Tommaso Apostolo attraverso la sfilata legata appunto a Leone Acciaiuoli, eccetera. Quest'anno i giovani, l'Associazione Culturale dei Giovani Ottonesi, che hanno una matrice farnesiana e quindi comunque margaritiana della loro attività, vorranno riproporre, partendo da Palazzo Farnese, una sfilata in onore di Margherita d'Austria, che è un'assoluta novità per la nostra città, e speriamo che abbia un buon successo, perché come tutte le novità aspettiamo insomma di vederne gli esiti, ma loro sono molto bravi, è un'associazione che comunque opera ormai già da diversi anni, che anche qui importante, cercheranno poi di collegare tutte le associazioni storiche della città e del territorio, non solo. Quindi sarà
anche questa una novità, ripeto, poi tante altre iniziative sono comunque ormai tradizionalmente forti all'interno di un percorso estivo, ma sempre legato a questo progetto di investimento all'interno del tessuto sociale, culturale, artistico della città. L'estate comincia adesso, comincia brevissimamente, e ho messo volontariamente, perché ne parlerà il sindaco, quelle che sono le due iniziative che cominceranno adesso, partiranno da fine giugno, abbiamo detto prima domani sera e dopodomani giù ai Saraceni, quindi con un occhio e un particolare, uno sguardo particolare anche alle spiagge, quindi a questo evento a Villa Saraceni, e poi partirà anche la rassegna di Zoart, di cui adesso vi parlerà il sindaco, che comunque quest'anno non si chiamerà specificatamente Zoart, ma avrà una sua connotazione, una sua rivestitura importante, perché il comune, l'amministrazione comunale, dà un importante contributo a questa rassegna che ormai ha un suo consolidamento. Se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, però credo di aver in qualche modo riassunto un pochino il succo degli eventi. Ripeto, un ringraziamento a tutti i membri del comitato per il lavoro svolto, e soprattutto ribadisco un grande lavoro organizzativo, perché ci teniamo a rappresentare e a focalizzare al meglio le piazze, le strade, i punti più importanti della nostra città, anche per mettere in evidenza attraverso queste iniziative questi spazi. Grazie e rilascio la parola al sindaco.